Maurizio Grosso, segretario generale della SIFUS, voi come appunto sindacato non siete d'accordo su questo decreto lavoro varato dal governo Meloni, perché? Cosa c'è che non va? Noi riteniamo che questo decreto, anziché essere a favore dei lavoratori, sia sostanzialmente contro i lavoratori, poiché non tiene assolutamente conto di quelle che sono le dinamiche che si stanno registrando nel nostro Paese. Fra tutti gli ultimi dati Istat usciti il 3 maggio scorso, che ci dicono per esempio come, anche se di poco, ci sia stata un'inversione di tendenza rispetto ai contratti a termine. I contratti a termine sono diminuiti di 85.000 unità. Non è possibile che mentre i contratti a termine diminuiscono, il presidente Meloni mette in piedi un disegno di legge, un decreto legge che vada nella direzione opposta, quella di allargare la flessibilità e dare quindi maggiore possibilità a coloro i quali invece non solo i contratti a termine ma soprattutto i voucher, perché ricordo a me stesso che c'è stato un allargamento indiscriminato dei voucher, passiamo da 10.000 a 15.000 euro e passiamo a 15.000 euro, mentre in Italia abbiamo 12 milioni di lavoratori che sostanzialmente sono sotto la soglia della povertà e soprattutto mentre indagini della Guardia di Finanza ci raccontano che nel settore esercenti, per esempio, le irregolarità sono il 76% dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige.